Ciao a tutti e a tutti! Sì, sono sempre io, sempre uguale, penso al video precedente. Comunque, oggi ho un po' di tempo, non devo fare niente per la scuola, quindi basta, mi sono messa qui con i miei video pronti da girare già da qualche mese. Io direi di iniziare. Oggi facciamo insieme questo test che mi è stato tanto richiesto. Vi avevo chiesto appunto se vi avesse comunque fatto piacere vedere un video del genere e ho avuto molti riscontri positivi perché comunque ho un marchio, diciamo, non proprio molto economico, quindi avere la possibilità di poter avere qualche dupe falso, diciamo che interesserebbe a qualcuno. Quindi, di cosa stiamo parlando? Dei lip kit by Kylie Cosmetics, cioè Kylie Jenner, per chiunque la conoscesse. Se non la conoscete potete anche chiudere il video e non vi parlerei più. Ma a parte questo, allora vi faccio vedere, questa è la confezione originale di come vi arriva se ordinate dal sito kyliecosmetics.com, o se lo vogliamo dire in inglese .com. E quindi questa appunto è la scatolina. Qui, vabbè, sono i prodotti che avevo ordinato. Qui c'è tutto il fogliettino. La fogliettino, ragazzi, perché se è il fogliettino non va bene. E appunto le tinte che andremo a paragonare, quindi come vi avevo promesso questo sarà il video fake versus real, con quelle appunto finte che ho preso da AliExpress, queste due. E invece questa qua mi è stata mandata da una pagina di Instagram che sinceramente mi ha davvero scioccato questo fatto, perché loro le spacciano come vere quando invece sono finte. Quindi non vi dirò anzi neanche il nome di questa pagina per comunque non farvi fare una brutta figura, però sicuramente vedrete qualche post su Instagram relativo a questa cosa, perché magari qualcuna di voi ci ha comprato sperando che fossero vere, ma in realtà l'unico rivenditore vero ufficiale è il sito che vi ho appena detto, quindi kyliecosmetics.com. Non vi sbagliate, ragazze, perché non stiamo parlando di 5 euro, stiamo parlando di 30 euro, quindi c'è una piccola differenza. Comunque, detto questo, io vi faccio subito vedere appunto le vere e le false e vediamo le differenze già dalla scatola. In realtà purtroppo non ho trovato dei dupe degli stessi che ho preso, perché sono colorazioni nuove, solo una è quella vecchia tra virgolette, però insomma ve le faccio vedere così tanto il colore si cambia, però alla fine il prodotto è quello. Farò il confronto con quella vera, che si chiama Love Bite, che è una delle nuove colorazioni, e con poi CK, che invece è quella finta, che già da, oddio, che già dalla confezione si nota subito, a parte che è tutta ammaccata, ma vabbè. Allora, vi zoomo e le andiamo a vedere da vicino. Queste sono le confezioni. Come si può già notare, una confezione, cioè quella finta, è leggermente più corta di poco, cioè si parla proprio di millimetri, di quella vera. Questa è quella vera, questa è quella finta, Ricordatevelo sempre, quella più scura è vera. Le scritte in realtà sono abbastanza simili, proprio il tipo di scrittura utilizzato, anche l'immagine è praticamente la stessa. Cambia il fatto che i denti, come potete vedere anche solo da qui, vedete, riflettono la luce mentre questi no. Quindi, primo punto per quelle vere sicuramente. Le scritte sotto invece mi sembrano abbastanza simili. A parte il fatto che appunto questa, essendo la scatola più piccola, vedete, è un po' disomogenea. Però in generale, ecco, a parte questo fatto dei denti, si potrebbero benissimo scambiare per chi non ha quelle originali. Vi faccio vedere invece il retro, che qui cambia abbastanza perché, come vedete, la scritta qua è nettamente più bassa e questa è quella finta, mentre questa vera, appunto, la scritta è più normale, messa meglio. Però le scritte anche qua sono identiche, eh? Anche vedete le gocciolate qua sopra, la scrittura qua di Kylie, la firma. Forse la scritta di questa vera è leggermente più spessa di questa. Quindi un altro punto, fatevi furbe. Detto ciò, passiamo direttamente a aprirle. Naturalmente vi faccio vedere prima le matite, perché per chi non lo sapesse, questo kit è formato da una matita e dalla tinta. Intanto io lascio il fuoco in questo modo, così poi dopo da vicino potrete vederle meglio. Allora, le matite sono praticamente diverse in tutto. La parte finale, come vedete, qua in quella vera è rialzata, mentre in quella finta è liscia. Per quanto riguarda le scritte sulla matita, è una cosa impercettibile, ma io l'ho notata. Le scritte su quella vera sono più piccole rispetto a quella falsa. Però per il resto le scritte sono identiche. Ve le ho svuotate, naturalmente non c'è niente a paragone, insomma. Questa vera
è molto più scrivente, più liscia, cioè si stende meglio ed è appunto più confortevole, mentre quest'altra è dura, è molto disomogenea ed in più si stende proprio male. E sono sicura che Poesy Kay, la vera Poesy Kay, non sia di questo colore. Quindi già abbiamo trovato molti punti sulle quali potete poi distinguere quelle vere da quelle false. Detto ciò, adesso è il momento della vera e propria tinta. Vi ricordo sempre che quella scura è quella vera e questa è quella finta. E anche da qua si può notare la differenza di altezza. Quella vera, come vedete, è più alta e quella finta, fake, è più bassa, però se le mettiamo a paragone diciamo che in realtà grandi differenze non ce ne sono a primo acchitto, però come notate la scritta, anche questa essendo più bassa, stesso problema della scatola del retro di questa finta, la scritta è più sopra, vedete, rispetto all'altra. Anche solo la qualità dell'etichetta sottostante con il nome e tutto quanto è nettamente diversa. Anche come solo è incollata, quindi questa è quella vera e questa è quella finta. Altra differenza che ho notato anche da alcune foto che ho trovato su Tumblr, su WeHeartIt e tutte cose, è data dalla stecchetta, dall'applicatore della tinta. Infatti, se notiamo, all'interno cambiano tantissimo. Come vedete, questa è quella vera e questa è quella finta e cambia proprio il colore. All'interno questa è tutta bianca, senza niente, è completamente bianca, mentre questa è di un bianco, ma qui all'esterno è praticamente di un bianco più sporco e ha una sorta di dentini, piccoli dentini, non so se lo notate, che servono poi a chiudere meglio la tinta. Naturalmente anche lo scovolino di quella vera è più lungo. E adesso le andiamo a swatchare. Ecco qua, ve l'ho appena swatchata, si devono ancora asciugare. Ma questi sono i colori, come vedete la matita è nettamente più chiara della tinta, invece questa è praticamente lo stesso colore. Sono rimasta abbastanza sorpresa dal fatto che questa qui finta si sia stesa molto bene, poi dopo le proveremo anche sulle labbra, quindi vedremo se appiccicano, se sono confortevoli oppure no. Però a quanto pare qua sembra abbastanza decentina. Quella naturalmente è vera, che ve lo dico a fare, è una bomba. In fatto di stesura, proprio non lascia buchi, strisciate varie, perfetta. Adesso li proviamo sulle labbra. Mi sono avvicinata un po', non vi spaventate. Sì, oggi ho anche l'eyeliner Bordeaux, così tanto per cambiare. Swatcherò le tinte senza matita, perché voglio testare soltanto le vere e proprie tinte, quindi vado prima a fare metà bocca con questa vera. Naturalmente non facciamo caso a come l'ho stesa, ma va bene. E adesso proviamo quella finta. Naturalmente, insomma, sapete che sono due colori differenti, quindi la differenza ci sarà sicuro. Come prevedevo, questa qui finta ha una stesura più densa, invece questa qui è molto, ha una formulazione più liquida. Anche la profumazione è diversa, adesso che le sento. Questa qui è molto più sopportabile, mentre questa qua è proprio stucchevole. È una profumazione dolce, sa tipo di borotalco. Ok, sono passati tipo 2 minuti e strano ma vero, questa qui vera si è completamente asciugata. Questa qui dopo 2 minuti è ancora lucidina. Non so sinceramente quando si seccherà, quindi quando si seccherà ci rivedremo. Intanto che aspetto vi dico subito il prezzo e la differenza tra le tinte. Quella di AliExpress che ho comprato le ho pagate tutte più o meno sui 2,50€, mentre quelle reali costano o 25 o 29 dollari, quindi c'è una grande differenza. E se magari non volete spendere proprio tutti questi soldi per una tinta, anche perché poi c'è in più anche la spedizione, sto parlando del sito vero naturalmente, potete anche optare di prendere queste su AliExpress, ma da quello che sto notando sì, si è asciugata ma c'è ancora la patinetta sopra. E in più una cosa che odio dal profondo del mio cuore è quando una tinta è appiccicosa, perché uno è fastidiosa naturalmente, che ve lo dico a fare, e due, quando si appiccica si va a togliere il colore, quindi vedete? Mentre l'altra metà non lo fa.
Quindi questa è la prima vera, secondo me, differenza tra le due. Cioè una è molto proprio più comoda e come vedete non lascia niente. L'altra invece, stesso tempo di stesura, non so se riuscite a vedere, ha lasciato tutti dei granulini. E vi posso assicurare che io l'ho messa comunque, l'ho tenuta un po' di tempo su. Dopo un po' si vanno a formare dei granuli tra le labbra e l'interno delle labbra. Quindi questo è il risultato a fine finito, cioè non c'è... Secondo me non c'è proprio paragone. Se devo dargli un voto, a questa va 10 e a questa va un 4. Non arriva neanche alla sufficienza perché i colori, primo, non sono realistici. Secondo, sono appiccicose, la cosa peggiore, penso. E poi, cosa più importante che non vi ho detto, è naturalmente la durata. Questa qui io l'ho usata tantissime volte, soprattutto questo colore Love Bite. E anche mangiando magari cose un po' più pesantine e un po' più salsose, tende a levarsi poco 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 qui all'interno, mentre questa si era completamente tolta. Completamente tolta. Cioè non mi era mai successo con una tinta che si togliesse addirittura una parte del bordo superiore, cioè neanche interno, superiore. Quindi questo è il punto dolente. Quindi se volete comprarle queste qua di AliExpress, fatelo. Però state sempre attente perché magari potete metterle soltanto quando magari dovete andare a ballare o bere con qualcosa con la cannuccia o soltanto a una festa, un incontro, ecco, in quel caso anche sì. Per il fatto della appiccicatura si può risolvere anche tranquillamente con un po' di cipria, non è quello il danno. Però io sono sempre, sempre del parere, ma per qualsiasi cosa, per quanto riguarda le borse, le scarpe, forse per le borse un po' di meno, perché io non spenderei mai 1000 euro per una borsa. Per le scarpe addirittura sì, quindi pensate come sto fuori. Comunque, le marche secondo me stanno lì per una ragione, perché naturalmente il prodotto che vai a pagare è più valido di uno cinese che, ahimè, purtroppo costa solo 2 euro. Magari quello di Kylie costa solo 2 euro. Detto ciò, se il video vi è piaciuto o comunque vi è stato utile in qualsiasi modo, mettete un pollicino in su e lasciatemi un commentino con scritto quello che ne pensate, se avete provato quelle vere, se avete provato quelle false, come vi siete trovate con entrambe. E iscrivetevi al canale, cosa più importante, per non perdere poi i prossimi video. Detto ciò, vi lascio il link qua sotto del sito dove potete acquistare le tinte di Kylie e, se lo ritrovo, anche il rivenditore di queste qua che ho preso da AliExpress. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!